Lode e ringraziamento siano al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui per adorare, per ascoltare di nuovo la parola, per penetrare più a fondo nei misteri di Dio, per occuparci di ciò che Dio ha rivelato. per essere afferrati da ciò, per essere immersi in tutto, cosicché non siamo più noi ad essere visti, ma il Signore che ci ha chiamati, che si è benevolmente preso cura di noi. Lo abbiamo sentito qui nella parola di introduzione. Il timore del Signore è sapienza. È l'inizio della sapienza. Non ancora la fine, ma solo l'inizio. Cioè il punto di partenza. E dove il timore di Dio non inizia, non inizia affatto. Lì abbiamo una pia immaginazione. Idee religiose e nulla più. Soltanto dove il timore di Dio inizia davvero, soltanto lì Dio inizia con noi, né prima né dopo. E viviamo in un'epoca in cui il timore di Dio deve essere enfatizzato ma ancora non si trova. Le persone hanno perso il timore di Dio, della sua parola, delle sue decisioni, delle sue azioni, di ogni cosa. Vanno per la loro strada e pensano di poter sussistere davanti a Dio. Quanto possiamo essere grati che il Signore abbia un rimanente? Persone che non sono egocentriche, ma che si aggrappano al Signore con tutto ciò che è in loro e confidano nella Sua grazia. Oggi pomeriggio terremo una riunione e forse ci addentreremo di più nella preghiera. Sapete tutti com'è. Non si può ascoltare la parola di Dio per quanto spesso se non la si sente e non la si custodisce nel cuore, nella fede e nella preghiera altrimenti siamo ascoltatori dimentichevoli. La parola di Dio deve essere sentita e custodita. Non può essere soltanto ascoltata, altrimenti siamo come persone che si sentono guardate allo specchio e dopo non sanno più che aspetto hanno. E invano l'abbiamo ascoltata. Ai giorni del Signore molte persone lo conoscevano, lo ascoltavano, lo vedevano camminare per le strade, erano presenti quando lui Purificava i lebbrosi, dava la vista ai ciechi e risuscitava i morti. Lo conoscevano secondo la carne, ma non lo riconoscevano nella sua divinità, in ciò che doveva fare, e vi passavano accanto. Il mondo. Leggiamo, non era degno di chi portava la parola, di chi la portava. E poi naturalmente, anche quando il Signore stesso è venuto, è scritto, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Questo è un fatto divino. Il Signore non è venuto per darci un'apparenza pia, un aspetto religioso, esteriormente umili. Lui è venuto per darci la vita divina, perché la potessimo avere più abbondantemente. È venuto per renderci figli di Dio. Oggi esamineremo alcune parole. Iniziamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Sono tutte scritture che conosciamo bene, eppure siamo certi che Dio parlerà attraverso di esse. Dal versetto 37 io so che siete discendenza di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Fermiamoci su questo versetto. Io so. Giovanni capitolo 8, versetto 37. Io so che siete discendenza di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Questa è una delle affermazioni più tristi che il Signore stesso potesse fare la discendenza di Abramo, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo con il quale il Signore Dio ha fatto un patto, al quale ha detto in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio apparve ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Stabilì il patto, fece le promesse e rivelò il suo piano. Lui è persino chiamato il Dio di Abramo, è chiamato il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. A volte ho detto che Dio non è mai stato chiamato il Dio dei tedeschi, il Dio degli americani il Dio dell'Unione Sovietica, ma è stato spesso chiamato il Dio di Israele. Perché? Perché Dio ha iniziato la storia della salvezza con Abramo, ha fatto delle promesse, ha adempiuto le promesse, ha stabilito il patto, ha praticato la fedeltà. E si è rivelato a coloro con i quali aveva una via. E, come già detto, ha fatto la storia della salvezza in anticipo. Il motivo per cui volevano uccidere il Signore è dato qui. Perché la mia parola non penetra in voi. Coloro che si sono riempiti di tradizioni, interpretazioni e cose che non sono in accordo con la parola non avranno più spazio per la parola stessa. Il nostro Signore si presentò allora davanti al popolo, agli scribi e disse voi avete reso vano il comandamento di Dio con la vostra tradizione. La parola di Dio deve essere messa da parte prima che le proprie cose possano essere considerate valide. Ma quando tutto ciò che è nostro viene cancellato, la parola di Dio può essere presentata e ricevuta nuovamente come valida, come giuridicamente vincolante, come autorevole. E noi vogliamo appartenere a queste persone in questo tempo, persone in cui tutte le tradizioni che hanno preso il loro posto, sono messe da parte e la parola può essere collocata di nuovo al posto giusto nei nostri cuori, nelle nostre vite, nella Chiesa, in ogni ambito, proprio come Dio ha previsto e inteso quando ha dato la sua parola. Poi nella lettera agli Efesini vogliamo leggere brevemente Efesini capitolo 3 dal versetto 2. Senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Questo mistero, nelle altre epoche, non fu fatto conoscere ai figli degli uomini, nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Fin qui questo passo biblico. Qui si tratta dell'idea dell'amministrazione della grazia di Dio. Chi può amministrare correttamente la grazia di Dio? Chi può amministrare correttamente ciò che è legato ai graziati? Paolo? chiamato al ministero come uomo di Dio, era consapevole della sua responsabilità davanti a Dio e riteneva che anche i credenti avessero sentito parlare di questa chiamata divina, del mandato, dell'incarico della responsabilità. Per questo scrive, senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio. Cari, quando confrontiamo in questo tempo il ministero del fratello Branham con il ministero di Paolo, non lo facciamo? Per arroganza. Non lo facciamo per risaltare una persona in modo speciale. Lo facciamo in riverenza verso Dio. Nella consapevolezza che il Signore ha preso delle decisioni e che è sceso nella stessa colonna di fuoco, è nella stessa colonna di nuvola nel nostro tempo, facendo le stesse cose. Ma non ci fermiamo qui, la stessa parola è stata proclamata. Voi potreste dire: è andata ben oltre, e in primo luogo. Dobbiamo renderci conto che ogni dottrina biblica, come era all'inizio, deve essere alla fine. E crediamo con tutto il cuore che è necessario che tutti rimangano nei limiti della parola di Dio per rimanere in Dio. Non c'è uomo che possa dimorare in Dio se non dimora nei limiti della parola. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, questo è ciò che dice il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15. La parola non può essere separata dal Signore, ma forma un'unità. Per questo crediamo che Dio sia il Dio della Sua parola. E se forse in qualche modo siamo temporaneamente considerati come non più in gara, no, non siamo in gara in gara, soprattutto non con le persone o con quello che fanno. Dio ci ha inserito in una gara divina, non una gara con questa o quella interpretazione o direzione, ma una costanza che Dio ci ha dato per rimanere nella sua parola, per poter aspettare, per essere pazienti, perché così sta scritto, perché avete bisogno di pazienza affinché dopo aver fatto la volontà di Dio riceviate la promessa questa pazienza di aspettare fino al tempo di Dio e fino a quando l'ora di Dio sia venuta. Paolo poteva scrivere ai suoi giorni, senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Non per se stesso, non per la sua gloria, non per poter dire ho sperimentato questo e quello. Ogni ministero, ogni compito, ogni cosa che Dio dà alla Chiesa, non la dà all'individuo per se stesso, ma la dà per l'edificazione della Chiesa. Dunque, della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Soffermiamoci un po' sulla parola rivelazione. Oggi sentiamo questa parola più e più volte. Voglio essere chiaro. Ogni rivelazione che viene da Dio avverrà attraverso lo Spirito e la parola di Dio. Non è mai sufficiente che qualcuno dica ho ricevuto una rivelazione attraverso lo Spirito. Può sempre trattarsi dell'uno e dell'altro Spirito. La domanda e la risposta sono queste. Ogni rivelazione divina che viene veramente dallo Spirito di Dio deve provenire e proverrà dalla parola di Dio e ricondurrà alla parola di Dio. E la cosa bella è che non sarà una sola scrittura che può essere piegata in tutte le direzioni sotto il cielo, ma scorrerà come un filo rosso attraverso le sacre scritture. E non avremo soltanto un passo della scrittura, ma diversi passi della scrittura. Vedete come Dio è stato fedele? Non conosceva forse la fine prima dell'inizio? Non abbiamo forse descritto nella parola di Dio cosa ci sarebbe stato negli ultimi giorni? E poi lui dà comunque questo ammonimento, sia nell'ultimo che nel primo capitolo dell'Apocalisse, di scrivere ciò che è stato detto. E ciò che non è stato scritto, come tutti sappiamo, non entrerà mai a far parte della parola di Dio e quindi non sarà mai predicato. Dove e come nasce la confusione senza speranza di questi giorni con persone che affermano che Dio ha rivelato loro questo e quello? E per dare alla questione un'etichetta religiosa si devono utilizzare termini come i sette tuoni. Cari, credetelo una volta per tutte. Tutto ciò che Dio voleva dire alla Chiesa Sposa è stato scritto ed è stato rivelato attraverso l'ultimo ministero, attraverso il ministero del fratello Branham. Potete dimenticare tutto ciò che va oltre, perché non proviene dalla stessa fonte. Ci sono interpretazioni, aggiunte e tutto il resto ma mai la parola originale di Dio. In quel tempo il Signore Gesù disse, voi non mi ascoltate perché la mia parola non penetra in voi. Le persone che non permettono alla parola di Dio di entrare in loro in questi giorni, danno prova di aver preso in sé le interpretazioni e di essere piene di esse e di non avere altro posto. Forse qualcuno dirà questo riguarda le denominazioni. No, affatto. Riguarda tutti, indipendentemente da chi o quando accade. Ogni persona che accetta cose diverse dalla pura e santa Parola di Dio, un giorno arriverà apertamente al punto di non poter più accettare la Parola di Dio. Perché tutto ciò che è in loro ha disturbato il collegamento con la Parola. Dobbiamo avere un rapporto indisturbato con Dio. Se lo abbiamo, allora abbiamo un rapporto indisturbato con la sua parola. E soltanto allora Dio può andare avanti con noi. Credo che dopo tutti questi tiro e molla, Dio ci darà la grazia di essere così radicati nella sua parola che nessuno potrà sballottarci, che nessun vento di dottrina ci raggiungerà su questo o quello e che se ci raggiungesse non potrebbe portarci via, ma che Saremmo effettivamente radicati e fondati nella parola di Dio. Abbiamo un'altra parola che fa parte di questo tema. Probabilmente è scritta in Colossesi. Voglio semplicemente leggere. Abbiamo letto in Efesi. Sì, Colossesi, capitolo 1. Colossesi capitolo 1 dal versetto 24. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Fermiamoci un attimo su questo pensiero. Di nuovo, un incarico, un ufficio gli è stato dato da Dio, dato per voi, non per se stesso, ma per l'edificazione della Chiesa. Paolo, come uomo di Dio, era libero dal dogmatismo. Doveva forse entrare in gara? Doveva forse parlare di sé e per sé? No. Lui si riferiva all'incarico divino, alla chiamata, all'amministrazione che gli era stata data da Dio riguardo alla Chiesa. Ogni uomo di Dio che è stato incaricato dal Signore avrà a cuore il benessere assoluto della Chiesa si sentirà come Aronne e tutti gli altri. Il pettorale con le dodici tribù era sul suo cuore ogni volta che veniva alla presenza di Dio. Nel pettorale c'erano le dodici pietre. E le dodici pietre rappresentavano le dodici tribù. Le portava sul cuore per svolgere un servizio sacerdotale. Non per fare il prepotente, non per sapere tutto meglio, ma per proclamare la parola del Signore in modo che Dio possa raggiungere il suo scopo. E Paolo lo dice in modo così bello qui, per adempiere la parola di Dio, perfettamente, non solo in parte, ma perfettamente, in modo che non manchi nemmeno una delle parole di Dio. ma che tutto sia perfettamente allineato in modo che anche la Chiesa possa essere portata alla perfezione, cioè allineandosi perfettamente alla parola di Dio. Non è forse questo il senso di questi giorni? La Chiesa deve essere portata alla perfezione. La restituzione non è solo una teoria, deve essere rivelato in pratica che Dio ha rivolto il suo volto verso di noi e che la parola di Dio si realizza perfettamente in tutti coloro che vengono portati alla perfezione in Cristo, in modo che possano essere attratti verso di lui. Questo è fondamentalmente ciò di cui si tratta ora. Forse qualcuno si chiederà perché non stiamo creando un'atmosfera artificiale. Credetemi, se ho capito bene il messaggio, la parola di Dio è il seme divino viene piantato in noi e se ho capito bene questo seme divino contiene il germe divino della vita e se ho capito bene allora lo spirito di dio viene su questo seme divino per chiamarlo a nuova vita è così quindi non attraverso le emozioni, sensazioni, l'atmosfera e l'entusiasmo che noi evochiamo. Al seme non importa quanto entusiasmo ci sia intorno a lui, il seme ha in sé il germe della vita. E se Dio ha fatto in modo che questo seme divino sia stato piantato in noi, non sarà forse in modo che questo seme divino si trasformi in una nuova vita divina? Certamente. Dopotutto è una legge di Dio che ogni cosa produce secondo la sua specie. E quando Paolo scrive qui come uomo di Dio, che gli è stato dato questo ministero da Dio per quanto riguarda la Chiesa, cioè per adempiere perfettamente la parola di Dio. Abbiamo capito che le nostre opinioni e le nostre tradizioni erano un terribile ostacolo per noi che erano un ostacolo. E a volte ho l'impressione che non tutto il vecchio lievito sia stato spazzato via, che ne rimanga ancora un po'. E allora la parola di Dio si adempie rapidamente. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Dobbiamo renderci conto che in questi giorni non si tratta di un lavoro frammentario, ma la perfetta parola di Dio deve essere adempiuta affinché la Chiesa possa essere portata a questa perfezione divina. ci deve essere un periodo di tempo in cui tutto il lavoro frammentario finisce in questa perfezione. Ecco perché Paolo scrive quando sarà giunta la perfezione ciò che in parte sarà eliminato. Certo, abbiamo un periodo di tempo alle spalle. Molte cose sono state fatte in modo frammentario e siamo molto grati per ogni piccola parte. Ma ora dobbiamo prepararci a spostare la nostra attenzione dalla frammentarietà a ciò che è perfetto. La parola di Dio è perfetta. Tutto ciò che Dio fa lo fa secondo la sua parola. E tutti coloro che Dio ha incaricato fanno tutto secondo la sua parola. Come abbiamo sottolineato qui, di Noè sta scritto ed egli fece tutto come il Signore gli aveva ordinato. In merito a Mosè, egli fece ogni cosa come il Signore gli aveva mostrato e comandato sul Monte Santo. In merito a Elia, egli fece tutto come il Signore Dio gli aveva detto. Paolo poteva dire lo stesso in quel tempo. E noi crediamo con tutto il cuore che la chiamata e il ministero del fratello Branham erano necessari per dare un collirio per gli occhi alla Chiesa del Signore in questi ultimi giorni, per rivelare la volontà di Dio e per condurre fuori dal frammentario verso il perfetto, cioè verso la parola di Dio. Avete mai sentito il fratello Branham? presentarsi davanti a una congregazione, operare doni, parlare in altre lingue e poi interpretare, avrebbe potuto farlo. Lui ha dichiarato chiaramente di aver avuto questa esperienza con Dio. Il fratello Branham non è stato mandato per ingannare gli altri. Lui è stato mandato per esporre pienamente la parola di Dio. Ora, quando ho fatto questa affermazione, non voglio dare l'impressione che le persone che operano i doni ingannino gli altri. Ma i predicatori lo fanno. I predicatori lo fanno con calcolo. Lo fanno di proposito, per dare agli altri l'impressione di essere a posto con Dio. E il fratello Branham non ne ha mai avuto bisogno, ma vediamo che il suo ministero era diverso da tutti gli altri ministeri. Uno dei grandi evangelisti venne da lui. E gli chiese di permettergli di imporre le mani su di lui in modo che tornasse normale. E allora il fratello Branham disse: Se mi permetti di imporre le mani anche su di te, allora si può fare. Che cos'era? Era un modo tradizionale di fare tutto. In un modo a cui la gente era abituata da anni. Dio non ha mandato il suo servo profeta per camminare sulle orme ben collaudate di altri, ma lo ha mandato per portare la parola in modo perfetto, affinché alla fine del tempo della grazia. Potesse essere chiamata fuori una chiesa che non cammina sulle orme ben collaudate, ma su un sentiero chiaro, sulle orme di Dio. E le orme di Dio si trovano sempre nella Sua parola. Oggi sono grato a Dio che il fratello Branham abbia avuto la grazia di resistere a tutto e di non arrendersi mai, ma di rimanere fedele alla chiamata e, come leggiamo qui, fedele all'incarico di adempiere la parola di Dio. Lui sapeva che questa parola non tornerà a vuoto, non può tornare a vuoto. Ma dove è stata posta nei cuori? Dove è stata colpita dal raggio di luce del sole di giustizia? Le viene fuori ed è anche annaffiata dallo spirito di Dio. Ora ascoltate, va ancora oltre. Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Ebbene, veniamo a un altro punto che vorremmo sottolineare. Si tratta di questo mistero che è stato nascosto in Dio, rivelato in Cristo, reso noto ai suoi santi, profeti e apostoli e quindi reso accessibile alla Chiesa affinché fossimo illuminati sul consiglio di Dio. Ma ora che questo è stato fatto, ascoltate quale deve essere la somma di questa rivelazione divina della parola. Versetto 27. Ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi speranza di gloria vi rendete conto di cosa si tratta viene da Cristo e conduce a Cristo questa ricchezza non è io so questo e so quello e so questo e quello e ancora di più. E so questo e quello e ancora di più. Io so. No, non è così che funziona con Dio. Dio non ha bisogno di persone che sanno tutto. Dio ha bisogno di persone che non sanno elencare quante cose sanno, quanti punti conoscono meglio. Dio ha bisogno di persone che capiscano di cosa si tratta. Vale a dire che Cristo, il mistero, la gloria di Dio, può essere rivelata nelle nostre anime. A cosa serve tutta la nostra conoscenza se Cristo non si manifesta in voi e in me? Allora il Messaggio divino sarebbe stato portato e dato in vano. No, è molto importante che lo riconosciamo. E permettetemi di riassumere questi due versetti. Vale dire il versetto: per adempiere perfettamente la parola di Dio. E il versetto: queste ricchezze consistono nel fatto che Cristo è in voi come speranza di gloria. Laddove la parola di Dio si compie pienamente e viene portata al popolo di Dio, Dio ha la possibilità di adempiere attraverso la sua parola ciò che l'ha mandata a fare. E che cosa rimane? Cristo in noi, speranza di gloria. Cristo è il mistero di Dio rivelato. E qui è persino scritto: ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili quale sia l'archezza della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi speranza di gloria Molti hanno affermato di avere Cristo, hanno ricevuto la parola, hanno ricevuto il seme divino, si sono lasciati liberare da tutte le tradizioni? È stato seminato in loro il puro seme divino affinché possa nascere un puro raccolto divino? Ne abbiamo parlato. In passato. C'era un miscuglio sotto ogni aspetto, un miscuglio in tutti i settori. Ma questo finirà. Il nostro Signore vuole che la sua parola si compia perfettamente, per la perfezione del suo popolo in questi ultimi giorni. A questo scopo è stata data la rivelazione perfetta della volontà e della parola di Dio, in modo che dalla perfezione della Chiesa possa nascere qualcosa di perfetto. Lo sappiamo tutti, il fratello Branham lo ha detto abbastanza chiaramente. Soltanto Dio poteva nascere da Dio, così come solo un uomo può nascere da un uomo. Ogni cosa produce secondo la propria specie. E così Dio disse, tu sei il mio amato figlio, oggi ti ho generato. Che cos'è stato? Dio si è rivelato. E per rimanere su questa parola, se ora, negli ultimi giorni, questa parola di Dio deve adempiersi perfettamente? Allora comprendiamo che Dio ha rivelato perfettamente la Sua parola. Se ci sono delle ambiguità, non sono nella parola, sono in voi. A causa delle varie tradizioni e dei comandamenti degli uomini. Ma se tutte queste cose sono state chiarite, credo che il Signore sarà in grado di adempiere la Sua parola e la Sua volontà in noi in questi ultimi giorni. Domanda. Una perfetta parola può produrre qualcosa di diverso dalla perfezione in coloro che l'hanno ricevuta? La parola di Dio può produrre qualcosa di diverso da ciò che è scritto in essa come seme? Mai e poi mai. La parola di Dio, ogni parola di Dio, è un seme. E nella misura in cui questa parola di Dio è posta nel cuore del credente, come un seme, sotto forma di promessa divina, allora non può nascere nient'altro che ciò che Dio ha annunciato attraverso la Sua parola, e ciò che è già presente come seme nel germe. Ciò nascerà e i figli e le figlie di Dio si manifesteranno alla fine del tempo della grazia. Non è ancora stato manifestato quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Lui, come figlio di Dio, generato dallo Spirito, la parola si è fatta carne. Così noi, come figli e figlie di Dio, generati dallo Spirito, la parola della promessa divina deve essere in noi, perché qualcosa di divino si manifesti. Non so se questo è stato detto abbastanza chiaramente. Ma lo Spirito Santo è in grado di renderlo ancora più chiaro, in modo che non rimanga in nessuno di noi nemmeno la minima incredulità o dubbio. Abbiamo fiducia in Dio? C'era una promessa per il Salvatore? Che si è adempiuta. C'è una promessa per i redenti che deve essere adempiuta. E noi siamo nel mezzo di ciò che Dio sta facendo alla fine dei tempi. Nel mezzo di ciò che il Signore, che ha dato la Sua parola perfetta sta lentamente e sicuramente realizzando in modo perfetto. Mi piace rileggere questo versetto. Adempiere perfettamente la parola di Dio. Non per la sua opinione, per la sua dottrina, per la sua conoscenza speciale, ma per adempiere perfettamente la parola di Dio. Non ho altro desiderio se non questo, che Dio raggiunga il suo scopo in questi ultimi giorni, in modo che la sua parola si compia davvero perfettamente. E poi posso dirvi una cosa. Nessuno di coloro che hanno ricevuto la parola di Dio con fede verrà meno. Ci sono persone che corrono qui, corrono là, ascoltano qui, ascoltano là. C'è qualcosa di nuovo qui e qualcosa di nuovo là. E sembra che stiano vibrando, ma poi l'aria esce da tutte le gomme e la novità non funziona più. Arriva un'altra cosa, di nuovo qualcosa di nuovo. Popolo di Dio, fratelli e sorelle. Dobbiamo considerarci troppo buoni per tutte le cose che vengono fatte dagli uomini con l'inganno del nemico in questi giorni. Crediamo con tutto il cuore che Dio ha rivelato la sua perfetta parola e quindi la sua perfetta volontà. Che lo stesso Dio vigila sulla Sua parola per adempierla perfettamente e renderla realtà in coloro che l'hanno ricevuta con fede nel loro cuore. Il risultato complessivo della perfetta parola di Dio sarà allora Cristo in voi speranza di gloria. Qui sta scritto addirittura così ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili. Che cos'è la ricchezza della gloria? Da dove viene la gloria? Da colui che l'ha voluta per noi, dal nostro Dio. Dove vediamo oggi questa pienezza della gloria di Dio? Non ci sono forse ovunque litigi e bisticci, prepotenze e discordie? Ma Dio avrà una chiesa in cui la sua perfetta parola sarà ascoltata e creduta, in cui la sua perfetta parola realizzerà lo scopo per cui ci è stata inviata. E allora la pienezza della gloria di Dio sarà rivelata in mezzo al suo popolo risultato Cristo in voi questa pienezza questa ricchezza di Dio che è stata rivelata e donata a noi e quando qualcuno riceve questa pienezza essa trabocca perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla che il Signore ci benedica con queste sue parole affinché possiamo crederci e confidare nel nostro Dio che compirà ogni cosa per grazia in noi e in tutti coloro che ci credono di cuore proprio come ha promesso e come ha stabilito? La questione non è stata affidata a noi, no. Lui stesso ha redento la sua Chiesa, la sta edificando, la sta perfezionando, la porterà a casa nella sua gloria quanto è meraviglioso, quanto è fedele il nostro Dio. Non voglio presumere nulla, ma vorrei esprimere il desiderio del mio cuore. Vorrei vedere ciò che Paolo desiderava e che il fratello Branham avrebbe voluto vedere. come frutto di questo messaggio divino, in modo perfetto, per grazia, alla fine dei giorni, quello della perfetta rivelazione, della perfetta parola di Dio, una perfetta redenzione, una perfetta liberazione una perfetta salvezza, un perfetto battesimo dello Spirito, un perfetto amore, un perfetto insegnamento. Tutto ciò per la grazia di Dio, che esisteva come opera frammentaria, ha portato a questa perfezione divina. E io ci credo. E non guarda a me stesso, ma al Signore. E se guardiamo a Lui, allora possiamo crederci, vero o no? Se guardiamo a noi stessi, allora potremmo disperare. Ma se guardiamo al Signore, allora siamo di buon umore, anche nello sconforto. Si è benedetto e lodato il nome del Signore. La parola di Dio ha in sé la vita divina. Il seme è lì. E il Signore stesso farà in modo che esso germogli. E ci sarà una tale pienezza. Alleluia. Gloria a Dio. Una pienezza degna del nostro Signore Dio. Sarà una pienezza perfetta. Non mancherà nulla. Una perfetta restituzione di tutto ciò che è andato perduto. Non siete contenti di questo? Oh, chi siamo noi che Dio ci ha rivelato la sua parola come ha fatto con gli apostoli e i profeti? Sia benedetto e lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, dal mio cuore ti ringrazio per averci parlato. È veramente un terreno sacro quello su cui ci troviamo. Ma per te, perché tu sei presente come il santo, fedele Signore, oggi... Ho compreso perché Paolo ha detto quello che ha detto e il fratello Branham ha agito come ha agito. Signore, questi uomini sono stati mandati e ordinati da te per fare ciò che tutti gli altri non potevano fare, perché non erano stati ordinati per farlo. Chiunque poteva operare dei doni, chiunque poteva svolgere un ministero, ma tu hai affidato la tua parola a coloro che erano particolarmente chiamati a farlo. Ed essi non si sono occupati di operare dei doni. Ecco perché Paolo disse, io parlo in lingue più di tutti voi, ma nella riunione preferisco dire parole di istruzione e di conoscenza, piuttosto che molte migliaia di parole e lingue. Oggi me ne rendo conto. Anche il fratello Brana non ha mai usato questo dono. Signore, senza saperlo, mi hai condotto allo stesso modo. Non ho mai messo piede davanti al tuo popolo per essere qualcosa. E anche se mi hai battezzato con lo spirito e col fuoco nel 1951, e ho usato spesso questo dono per parlare con te, sono andato davanti al popolo con la tua parola. Signore, ti ringrazio. Io lodo il tuo nome. Questo è anche il motivo per cui tu, oh Signore, ti sei rivolto a me chiamandomi mio servitore. Signore, ti ringrazio che tu ci fai riconoscere le cose alla fine dei tempi, inconsciamente. Anzi, senza che ce ne rendiamo conto. Tu ci hai già guidato passo dopo passo. Signore, ti ringrazio. Voglio sussistere davanti a te nel giorno che hai stabilito con tutti coloro che hanno ascoltato la parola. Signore, è una perfetta parola. Senza il nostro sforzo, tu la farai uscire nella perfezione, ad onore e lode del tuo nome. Ti ringraziamo insieme per tutti i frammenti degli anni e dei tempi passati, per tutto il tuo parlare, per tutti i tuoi doni. Oh, quante volte ci hai benedetto. Fedele Signore, ti ringraziamo tanto per questo. Guidaci ora verso la perfezione. Oh, che la tua parola si adempia perfettamente, Signore, affinché non manchi nulla. Fa che ci rendiamo conto che questo non è il tempo del lavoro frammentario. L'ora della parola, l'ora della verità, l'ora della decisione, l'ora di Dio per il tuo popolo. Ti ringrazio, ti lodo e ti adoro. Signore Dio Onnipotente, che eri, che sei e che verrai. Il tuo popolo che è debole ha ricevuto e accettato con fede la tua parola perfetta. La tua parola divina si manifesti e porti la pienezza della gloria. E riveli Gesù Cristo come speranza di gloria in tutti noi e attraverso noi tutti. Fedele Signore, fa che sia stata davvero messa la parola fine, una volta per tutte, a tutte le nostre tradizioni, affinché possiamo ricevere solamente la tua parola e il tuo spirito la faccia vivere. Signore, ti ringrazio. Prendici e benedici tutti dalle ricchezze della tua grazia. Tu sei presente. Tutti in questa sala lo sanno. Tu ci hai parlato. Anche noi lo abbiamo compreso. Amato Salvatore, Prendici tutti e benedicici alla tua presenza. Con la tua presenza, Signore, fa che il tuo Spirito regni su di noi e venga in noi e faccia vivere la tua parola per l'onore e la lode del tuo nome. Aleluya. Amén. Amén.